inviare, anzi, Jack, invia le tue foto a Giana, dai, invia le Va bene. foto così. Scusate, sentiamo un attimo, quarta. Abbiamo pareggiato e sono rimasti con due in meno, forse potevamo fare di più. Ma loro hanno trovato il gol nel primo tempo, ai 5-6 minuti, poi si sono chiusi. Ma niente, ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti. Che vi consente proprio di in qualche modo avvicinarvi un pochino alla zona Champions, ma questa Fiorentina ha tutte le caratteristiche per arrivare al quarto posto tra le prime quattro. Oggi contro una contendente diretta per quel quarto posto, che sensazione hai avuto? Vediamo. Sì, siamo un po' dispiaciuti perché era la partita per vincere, per fare lo step. Come ti ho detto, purtroppo abbiamo pareggiato, ma ci prendiamo questo punto e adesso pensiamo a giovedì. Devi prendere anche le tue soddisfazioni personali. È arrivato l'ennesimo gol, gol di testa e soprattutto sei sempre più attaccante aggiunto per questa Fiorentina. Questo è lo spirito di questa squadra. Sei un po' il simbolo del calcio italiano oggi. Sì, il mister mi dà questa libertà di inserirmi un po', a volte no, non si può fare, ma quando vedo il momento giusto provo a fare un po' l'attaccante e dare una mano anche lì davanti. C'è stato Allora, un momento in cui la Fiorentina ha iniziato a lanciare, scodellare palloni sì, dentro l'area, Scodella, però poi Scodella, dopo, aspettiamo le Scodella parole. basta, Effettivamente vediamo. sì, effettivamente è stato momento in cui l'Argentina ha Aspettiamo. cominciato a scodellare ovunque. Vabbè, ci mancherebbe altro, insomma. No, ma Aspettiamo le infatti, ma parole in di questa Italiano stagione. Sì, scusami. e intanto andiamo a vedere le pagelle direttamente alla baroviola.com. Bello Martinez quarta qui in prime time. Pagelle Fiorentina, quarta magistrale, Arthur Sala in cattedra. Gli ho detto di già, Altra Martinez, cosa che volevo ovviamente. dire, Dimmi, dimmi. veramente, veramente incredibile. Cioè, è un giocatore che No, veramente ti dà eccezionale. tranquillità. Cioè, Sì. oltre ad essere fortissimo nel suo, che comunque difende palla, smista i palloni e tutto, è proprio un aiuto per la squadra. Cioè, Sì. veramente, cioè, a volte quelli sono ruoli che giustamente vengono messi un pochino in ombra, perché ovviamente fai il centrocampista, quindi ok, ma allucinante, cioè si procura rigori, non oggi, però si procura rigori, smista palloni, è sempre lì, non sbaglia un passaggio, non sbaglia un passaggio, Arthur. Veramente, veramente, chapeau. Non capisco perché Esatto. non ha fatto l'attacco a due, non capisco quello io. L'ha fatto l'attacco a due, L'ha c'era cioè fatto l'attacco a Aubameyang due? isolato. Sì, Marco Beltran volevo dire, credo facesse entrare anche Beltran. No, non pensavo. Ragazzi, Come l'ha c'è messo con tre Aubameyang? difensori centrali possenti e alti, Beltran lo perdi qua. Sì, Siamo sì. sinceri. Ma Comunque, infatti. pagella Fiorentina, quarta magistrale, Arthur Sala in cattedra, Kayode si riprende bene. Analizziamo le pagelle dopo l'1-1, Terracciano 5 e mezzo, primo tempo da spettatore, può poco sul gol dove il colpo di testa di Lukaku è da distanza ravvicinata. Esce malissimo al minuto 52 su un calcio d'angolo e per poco la Roma non segna. Anche se Cristante l'aveva toccata prima di Terracciano, abbiamo visto dal replay. Quindi si può dire che è più un salvataggio, forse allo stadio non abbiamo avuto la fortuna di vedere il replay. La tocca prima Cristante e poi la tocca Terracciano. Per me un 6 ci può stare a Terracciano, ecco. Sì. Sì. Ora Sì, nel senso, non, il fatto che la Roma ti rimporta una volta comunque riduce anche un po' quello che è il mestiere di Terracciano, perché ovviamente non è esatto. che si sia visto molto, come ha detto giustamente Flavio, sul gol può poco, perché Lukaku ce l'aveva direttamente nel muso, quindi poteva fare ben poco. Poi sì, vabbè, Terracciano comunque, mi ha detto mio fratello che è terzo nella classifica delle parate, io non me lo immaginavo, quindi comunque bene. Immaginate voi. Pensate. Stiamo a posto. Vedo Allora, fioccare dei botoni comunque stasera. Flavio, oggi manica larga. Vedo. oggi è stato molto buono. Kayode, voto 6. Prima parte, Scusate, ma dimmi. Parigi ho visto che è stato dato in rosso? Se ho visto No, bene. Milenkovic, Milenkovic. Ah, Milenkovic, Milenkovic. Ma Milenkovic. questa cosa vuol dire che la prossima in Serie A Infatti. è Le espulso? Sì, prossime due, se è esatto. rosso diretto, magari. Se è rosso diretto dalla panchina, sono 2 giornate, quindi è probabile che Hellas e Torino le salti tutte e A due. seconda poi se non abbia detto magari le peggio cose, non sappiamo se le abbia detto, magari ne può Infatti, prendere sì, anche io, quattro. ma che cavolo da dentro. Allora, Kayode 6, prima parte della gara di assoluto terrore, vero, nel quale forse paga l'esordio in un grande stadio. Non marca Lukaku che segna, con il passare del tempo prende coraggio ed è bravo in alcuni recuperi in fase difensiva.
da una sua giocata fa prendere il secondo giallo a Zalensky. Voto 6, ci sta male nel primo tempo, ottimo nel secondo tempo, si compensa, per me la sufficienza è da dare, ecco. Sì, ma aggiungerei magari meno, anche se non penso si possa nelle pagelle, ma per il semplice fatto che abbiamo visto un Coyote che oggi non ho visto, ma solo per quello. Poi al netto della sua prestazione mi sembra che la sufficienza... Comunque, 14 tiri la Fiorentina, 4 la Roma, 8 tiri in porta la Fiorentina, 1 la Roma, possesso palla, 67% la Fiorentina, 33% la Roma, e 6 corner a 1, ragazzi, impressionante. Vabbè, i soliti dati. Da Fiorentina. Però, come dice Giorgio, che è un romanista, vabbè, si accontenta perché la sua squadra è riuscita, vabbè, stava comunque giocando contro una big, quindi possiamo dirlo a gran voce. Scusate, c'è italiano, ragazzi. Oh, miss, tanti auguri. E non è la prima volta che ce ne sono così tanti in un big match. Quanto si sta mangiando le mani, soprattutto per la doppia superiorità numerica? Una doppia per pochi minuti, secondo me. Anche lì però potevamo fare ancora male alla Roma, anche se abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, abbiamo voluto in tutti i modi riprendere questa partita che non avevamo approcciato bene, la Roma ne ha approfittato, però poi abbiamo preso in mano la gara, abbiamo creato, abbiamo avuto tante situazioni per fare gol, e peccato perché alla fine potevamo approfittare di una Roma che pensava solo ed esclusivamente a difendere. Potevamo essere un po' più lucidi, arrivare anche ancora più vicini in zona gol, lì attorno ai 20 metri, però ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché è davvero partita straordinaria, andare sotto e avere questo carattere, questa voglia di reagire in uno stadio del genere, davvero complimenti ai ragazzi. Ma soprattutto la sua reazione sul gol dopo 5 minuti proprio a freddo preso dalla Fiorentina è stata a dire ai suoi: giochiamola, non ci vengono a pressare, dobbiamo giocare. Sì, ma secondo me gli abbiamo concesso la palla del gol in maniera ingenua. Loro non venivano con questa pressione alta, quindi potevamo anche continuare a muovere. Invece abbiamo verticalizzato, perso questa palla, loro sulle transizioni e quando ti ripartono riempiono poi l'area con tanti uomini, hanno fatto una grande giocata. Secondo me potevamo ancora lavorare bene lì dentro l'area di porta, però ci sono anche gli avversari, bravi loro, però ripeto, partita straordinaria da parte della Fiorentina, perché di fronte avevamo una squadra forte, uno stadio infuocato, e penso che oggi bicchiere non mezzo pieno ma tre quarti, forse ancora di più, e sono contento di quello che hanno fatto vedere i ragazzi. Inizia porta Valero. Ciao mister, buonasera, complimenti perché veramente grandissima partita della tua squadra, con grandissimo carattere, come bene hai detto te, e ti volevo proprio chiedere se era la partita che ti aspettavi, e poi come sta Nico, che è entrato dopo, però comunque l'abbiamo visto strappare, sembrava in buone condizioni. Ma partita che mi aspettavo, la Roma parte sempre forte, passa sempre in vantaggio in casa, perché il primo quarto d'ora è arrembante, è spinta da questo stadio, non ce l'abbiamo fatta a reggere, perché ripeto, loro hanno fatto una giocata davvero da fuori classe, e poi partita che alla fine devi rimetterla a posto, e ci vuole quello che hai detto te, carattere, personalità, qualità nelle giocate, siamo stati bravi a non farli mai ripartire, bravi nelle preventive, bravi a sporcare palloni, bravi a non concedere palloni pericolosi, e questo ci ha permesso secondo me poi di prendere in mano la partita, quindi penso che sia stato questo quello che abbiamo visto stasera. Nico rientrava da 8 giorni a parte, 8 giorni di lavoro differenziato, e ha fatto la rifinitura e l'abbiamo portato con noi, adesso l'ho ributtato dentro, sapete quanto è importante Nico per noi, per me per pochi centimetri non riesce a far gol di testa, mancata davvero poco per la stoccata, sapete quanto è bravo di testa, peccato, però lo recuperiamo, rientra a pieno regime e siamo contenti. Andrea Stramaccioni. Buonasera mister, per ritornare al discorso che facevi tu, la Fiorentina ha giocato gli scontri diretti in questa stagione veramente sempre con grande coraggio, ma sono tante le volte che ha raccolto
meno di quanto meritasse nei 90 minuti, penso alla partita con la Juventus, penso al Milan, la stessa gara con la Roma, anche la Lazio in minuti di recupero, per raggiungere quel bicchiere pieno di cui parlavi tu, è proprio forse questo piccolo gap che può far fare il definitivo salto di qualità alla Fiorentina? Da quale punto di vista, Vincenzo? Ma io vedo una Fiorentina in crescita anche se a volte alterniamo qualche primo tempo, qualche spezzone di partita dove non siamo noi, però continuiamo ad offrire prestazioni di grande livello, soprattutto contro queste grandi squadre, perché gli concediamo poco, tiriamo tanto, abbiamo tante situazioni per fare gol. E se c'è un qualcosa da migliorare è lì sotto porta, negli ultimi 20 metri, nelle scelte, nella qualità, nell'essere risolutivi. Io credo che, siccome parliamo sempre di questo, io penso che la Fiorentina la trova la strada giusta, perché mandiamo in gol tanti uomini, arriviamo con tanti giocatori. E è chiaro che per una crescita bisogna avere continuità di prestazioni, di risultati, ed è quello che stiamo inseguendo. Sono convinto che questa crescita continuerà, perché siamo una squadra giovane, abbiamo un primavera come Caio, che quest'anno aggregato sta facendo grandi cose, può alternare qualche errore, può alternare grandi prestazioni, quindi abbiamo tutto il tempo per crescere. Stefano? Ecco, Italiano, buonasera. Se questa crescita dovesse continuare, se questa soluzione al problema della concretizzazione dovesse effettivamente essere trovata, l'obiettivo diventa quello di lottare per i primi quattro posti, perché questa squadra ha qualità, ha anche ampiezza di rosa per poter sognare questo? Il nostro obiettivo in campionato è quello di migliorare il settimo e l'ottavo posto dei primi miei due anni, quindi tutto quello che sarà a fine anno di guadagnato lo dobbiamo ricercare attraverso queste prestazioni, attraverso questo carattere, attraverso questo tipo di personalità, e il nostro obiettivo è quello, quindi dal settimo posto in su è un obiettivo che abbiamo tutti, è continuare a rimanere dentro le competizioni, stiamo facendo di tutto per andare avanti, quindi questi sono i nostri obiettivi stagionali. Di cosa ha parlato Italiano dopo il fischio finale con Paredes, con il Sharawi, con Cristante? C'erano delle situazioni da chiarire o che cosa? O magari le facevano gli auguri di buon compleanno che le facciamo noi? Grazie. Diciamo che il processo di invecchiamento continua tranquillo. Per tutti, No, era che l'entrata di Lukaku è stata davvero, davvero brutta. Ci siamo un po'... non ci siamo capiti, e gli ho spiegato quello che avevo detto. Poi ci siamo dati la mano, tutto a posto, tutto sereno, tutto risolto. Tutto risolto. Grazie Vincenzo Italiano e complimenti. Grazie. Questo è il fallo di Lukaku. Grazie mister, e ancora tanti auguri al nostro caro mister. Posso dire in diretta che io amo Vincenzo Italiano. Mettiti in coda. Ma lo, è veramente lo amiamo tutti, ragazzi. Ha una testa, ma è allucinante. Ha detto tutto giusto, tutto quello che noi possiamo pensare, dire, giudicare, lui ce l'ha in testa, è una cosa incredibile. Beh, gli fanno anche delle domande di merda, questo tendenzialmente. Sì, vabbè, ma... e quindi qual è l'obiettivo? È il quarto posto. Siamo queste, lo sappiamo. Però è una cosa incredibile. Molto bene. Saluto Gabe, che è di nuovo tra di noi. Guarda, Gabe, ti vogliono. Gabe, ti voglio. Sulla partita, velocemente, e poi andiamo spediti con le pagelle. Per me è come una sconfitta questa, perché quando sei in vantaggio di due uomini sul campo non puoi fare già 1-1. Sei lì, cincischi, fai il giro palla. Tutto il rispetto per il mister, ma per me ha sbagliato cambio a questo giro. Non lo so. Ma ragazzi... Perché ti mette sotto per Bonaventura? Era l'unico che faceva girare... Che era l'unico che lì davanti, per quanto faceva il pallone bene. Cosa metti Maxim Lopez al posto di Hayede, che si gioca sulle fasce noi? Cioè, per 10 anni abbiamo giocato. Era una barriera, ci avevano messo pure il pullman con dentro la mamma di Mourinho. Cazzo. Salutiamo la mamma di Mourinho, però no, abbiamo giocato. Bravissima donna. Ci segue ed è abbonata. Esatto. Vedo grandissimo. Sempre...
grandi complimenti, la Frenzy, sì, per carità, il risultato 1-1 all'Olimpio ci avrei messo la firma, ma non per come è arrivato, quando sei sul, quando sei due uomini, non solo un uomo in vantaggio, 11 contro 10 ci può stare, ma 11 contro 9 no. Gabe, però aspetta, c'hai ragione, ma abbiamo giocato in 9-7 minuti, di cui 4 li ha giocati Rui Patricio, eh? Non abbiamo giocato in 9, abbiamo giocato 11 contro 9. Abbiamo giocato 3 minuti in 9. Per 11 minuti, di cui tu stai 7 forse su 11 giocati, perché è stato espulso, che era l'85esimo, 87esimo, una delle due mi pare, però... Secondo me, questa era per come si è sviluppata nel secondo tempo, questa era da vincere senza se, senza ma. Bravo mister, tutto quello che vuoi, però per me lui ha fatto degli errori oggi sulla lettura della partita nel momento in cui si è stato in superiorità numerica. Però è un'opinione mia, non sono un allenatore, meno male, quindi... Però io credo che... Anche che te avessi tolto quarta da allenatore all'intervallo... Quarta del primo tempo non aveva fatto sto partitone, eh. No, però che c'è Michi in chat tutto il tempo e scrive: oh, ma dov'è qua? Dove è andato Gabe? Voleva levare quarto. Dove è andato Gabe? L'ho scritto anche, ho detto una cazzata nella chat nostra di WhatsApp, ho scritto una cazzata, perché io non ci sono su Telegram, ho tolto pure l'app, quindi... Però scusate, allora io non discuto sui cambi perché innanzitutto non mi compete, non lo so. Però da quello che ho visto, cambi a parte, la Fiorentina rimane in 9 all'85esimo, mettiamo, di cui tra l'altro... La Roma rimane in 9, lui era 11. Sì, scusami, la Roma rimane in 9, in cui tra l'altro un tot di Giorgio Patrizio. Cioè, quello che la Fiorentina doveva fare era tirare in porta fino allo sfinimento. Prima o poi... Non l'ha fatto. Quindi io anche in chat vedo la Fiorentina doveva solo tirare... Cioè, la Fiorentina ha tirato, regà. Cioè, no, dal momento in cui la Fiorentina si è trovata infatti, si è creato più occasioni in 11 contro 11 che in 11 contro 9. Ok, però, per esempio, Luca Saponaro dice, ha ragione lui, bisogna, quando sei contro una squadra che gioca in 9, bisogna buttarla dentro in ogni modo, invece di fare sto giro palla orizzontale. Luca Saponaro è lo stesso, all'inizio live ha detto, questa formazione fa cacare, si fa schifo, si via tre pere, si va a letto. A me non sembra di aver visto... Capite, ragazzi? Cosa ha detto lui? Io ti dico solo che per me la formazione iniziale, per come ci poteva anche stare, e per me il primo tempo si è giocato non benissimo, ma siamo riusciti a rimanere sull'1-0 e non farli andare con un doppio vantaggio, è stato bene. Nel secondo tempo, nel momento in cui te sei 11 contro 10 almeno, devi pigiare come un forsennato e non l'hai fatto, o comunque, ma non è vero. Stanno ipnotizzando, non lo so, sta di fatto, e qui c'è un muro davanti. Te non, cioè, hai continuato a giocare come sempre, senza provare a cambiare, e non hai sfondato il muro. Che non l'hai sfondato è evidente, però mi sembra che la Fiorentina abbia tirato, onestamente. Negli ultimi 10 minuti non ha tirato, anche perché la Roma, allora, anche perché devo dire onestamente, la Roma non ci ha fatto giocare, in quello c'era qualcuno in terra, la palla di un Prafisio, Giora sempre, quindi anche loro ci hanno messo di loro in maniera un po', diciamo... Sì, non corretta forse, però insomma, o comunque non corretta, non sportiva, però diciamo che ci si è messo di nostro per non andare in vantaggio, secondo me, per non vincerla. Vabbè, sono d'accordo. Do il benvenuto ai nostri Emanuele, ciao carissimo, bello il nick tra l'altro, mi piace molto. Guarda, un pensiero sulla partita e poi andiamo avanti con le pagelle. Non so se lo posso dire, pensiero sulla partita. Primo tempo male, o meglio, prima Dybala male. Dopo Dybala non c'è stata partita, proprio non c'è stato niente. Infatti, con Dybala in campo è la figura per noi. La Roma vince tutte le volte o fa prestazioni solo perché ha Paolo Dybala in campo. Fine. Sì. Poi sono una squadra di merda. Di merda. Allenata da un pezzo di merda che deve perdere tempo per fare dei punti. No, lo piglio io, Emanuele, sono su Twitch, TikTok, Instagram, venite a cercare Viale Giovanni 23esimo, 17 a Borgo San Lorenzo, venitemi a prendere, non me ne frega un allenatore di merda che come direbbe il nostro Maurizio Mosca, abbiamo già mandato i carabinieri che stanno già arrestando. Mancini domani mattina si deve svegliare.
non si vabbè, deve. Già che si sveglia sarebbe. Hanno pure il coraggio di lamentarsi, il coraggio di esultare per un pareggio. Ci hanno due attaccanti e ce li dessero a noi, maremma puttana, staremmo a vincere. Invece io vorrei un pochino più qualche figlio di una mignotta in più nella nostra squadra. Tutti i bravi ragazzi. Qualche troncolo vorrei in squadra. Ma Mancini, ma lasciatelo là. Ma non è per Mancini, a me non piace nemmeno tanto Mancini, ma io personalmente vorrei avere qualcuno un po' più, diciamo, un po' più scorretto. Perché viva la correttezza, io non so per viva la correttezza, perché sì, vabbè. Finché sei nella S Roma merda e hai José Mourinho in panchina, puoi fare il pezzo di merda. Se lo facessi a Firenze con Italiano, tutti qua. No, è una squadra di merda, fa anche rima. Se ci fosse José Italiano, se avessimo Mancini, facesse le stesse robe che fa con la Roma, Mancini giocherebbe forse una partita e mezza. Vabbè, ma è come quando c'era Chiellini alla Juve, Chiellini alla Fiorentina veniva sempre a Monica. Hai detto un'altra squadra tranquilla. Io non ce la ma io non ce la fa a paragonare la Juve con la Roma, con la Juve, con tutto il rispetto all'antipatia, però la Roma ha 10.000 categorie meglio. Hanno il coraggio di lamentarsi perché non era rosso quello di Lukaku? Dai, era rosso, ragazzi. Di Lukaku. Se qua me non tira sulla gamba. Ma gli ha sfasciato pure se il calzettone. Se qua me non tira sulla gamba, gli spezza a mezzo la gamba. Le bambole, è un palo di gioco, l'ha dato bene per noi, però era un arancione. Piede alto a martello, non scherziamo Gabe. Se no, ragazzi, li ho visti di peggio e non hanno dato il rosso, quindi... Va bene, allora va bene, dai. No, questa è la mia opinione, ma non fare il permaloso. Gamba tesa, quasi sulla caviglia. Se lo piglia caviglia, come smette di giocare? Quest'anno smette di giocare. Ti arrivano 100 kg addosso a quella velocità, smette di giocare. Ma sei impazzito. Andiamo a pettinare le bambole, dai. Invece, allora hai già. Va a guardare il rugby, perché se quello non è rosso, Lo guardo già, non ti preoccupare. Come fa a non essere rosso quello? Quello è quasi viola. Per me era un arancione, cioè era un fallo cattivo, è il primo cattivo che faceva in tutta la partita, quindi... poteva anche essere l'ultimo. Molto cattivo. Infatti è stato l'ultimo, l'hanno espulso, quindi bene per noi. Non sto dicendo che l'espulsione ha fatto male a Darla, bene, però ho visto in altri casi quei falli sono stati dai gialli e bene così per noi, quello che sto dicendo. Andava sfruttato meglio. Mourinho non parla. Buonasera, vero? Tommy. No. Ciao, buonasera a tutti. Mi informano Mourinho dalla regia. No, nessuno della Roma. Lasciato l'Olimpico. Ma sono degli acchi, ragazzi. Ma ogni tanto le fa le conferenze stampa Mourinho mai? Nessuno della Roma. Ma che cazzo vuoi come fare? Se l'avessero penalizzato. Magari la prossima volta non la fa in portoghese, ma la fa in tramano qua. Andiamo. Scrivono. Intanto, cos'è scrivono, stasera, ragazzuoli? Non lo so. I microfoni. Scrivo. Ale. Che c'è un aspirapolvere acceso? Era Ale. Ok, no, apposta. Apposta, la partita so. L'aspirapolvere indomotica del nostro bar. No, ho detto partita. Ma non è vero. Burrardi. C'hai un elicottero, che cazzo è? Ritorno. Dyson V15 modello 9. Ritorno. Entra e riesci. Intanto Mourinho del discorso e poi domanda, ma Mourinho ha mandato bigliettino in sala stampa per dire che non veniva in conferenza o la fogliettina anche lì? Cioè, ma quanto era scritto? Gli ha mandato un WhatsApp. Si sarebbe buttato in terra Rui Patricio. Poi quell'arbitro, che Dio non tanto era dalla nostra parte, ha fischiato pure prima dei 7 minuti. E dei 7 minuti ho messo il timer, si è giocato 2 minuti e 26 secondi. Ha fischiato pure prima. Cioè, dal momento in cui Lukaku è stato espulso, se non sei più giocato, E hanno pure il coraggio di lamentarsi. Nel primo tempo Dybala fa fallo e poi giustamente si rompe, perché quello è il karma. Si è spaccato. Anche io l'ho c'era pensato. Punizione al limite per la Fiorentina con ammunizione di Paolo Dybala da vantaggio, perché hanno sparato la palla da Terracciana a 90 metri. Oh, ma dove cazzo vi vedi? Ecco, Gellub ci spiega il pizzino mandato
Patrizio. Il foglio di Mourinho era il ticket del parcheggio che gli scadeva, è andato via anticipatamente per quello. Esatto. Comunque risaluto nuovamente il nostro Tommaso Horner. Ragazzi, l'hanno inquadrato, c'era scritto Horner sul fogliettino, non so per quale motivo, ma c'era scritto Horner sul fogliettino di lui al portiere. Vabbè, bella. No, non si è capito. Comunque, Tommy, un pensiero su questa partita e poi andiamo avanti con le pagelle. No, il pensiero è che siamo sempre soliti, che si crea, ma si riesce sempre a concretizzare meno della metà di quello che crei, e quindi finisci in 9, poi anche come dice Emer, recupero praticamente non si è giocato. Dispiace perché per come si era messa speravo alla fine di vincerla, però insomma... ci portiamo a casa un punto, cioè sicuramente sono due punti persi di noi e un punto guadagnato di loro, assolutamente. Diciamo, comunque, visto come era andato il primo tempo, si è anche messa bene, per informazione, però... dicono Milenkovic non espulso. Allora, non è stato espulso Milenkovic, la nota di ACF, il cartellino non l'ha preso Milenkovic, ma l'ha preso un massaggiatore della Fiorentina, ok? Vabbè, non è stato ce l'abbiamo il massaggiatore di riserva oppure allora, ce l'abbiamo Madonna, ma tu sei polemico stasera, ragazzi, madonnina di Dio, due goccine di Xanax a Gabe cortesemente. No, ma guarda, via, su, ma ora mi è venuto a tutti, Gardini, ma se un capisci sarcasmo, io non è che ci posso fare nulla, era sarcasmo. Facciamo Gabe fare le pagelle a Gabe. Ero sarcastico allo stesso modo io. Allora, meno male. Dai. Allora, quarta, voto 7, mezzo voto in meno per la sbandata difensiva che porta al gol di Lukaku. In fase difensiva riesce sempre a tenere gli attaccanti della Roma. Bravissimo su gol di vantaggio, è vero. 7 ci sta tutto. Che ne pensate, ragazzi? Sì. Sta. Bene. Ranieri, 6, per me anche un 6 e mezzo, stesso sono discorso di quarta, mezzo voto in meno per la sbandata di reparto che porta al vantaggio della Roma. Per il resto la sua partita è di altissimo livello per anticipi, recuperi e letture. Oggi non si è sentita la mancanza di Milenkovic che partiva dalla panchina, tranne il gol della Roma, che poi il gol della Roma è una grandissima giocata di Dybala, cioè la Roma senza Dybala lotterebbe con la Salernitana. Infatti si è vinto nelle partite in cui non c'è stata, hanno fatto fatica parecchio, sono quelle che hanno perso. Non vincono, non è che non vincono con, oggi c'è la Roma con Dybala, la Roma senza Dybala, fine. Beh, comunque è con il Sassuolo, con il Sassuolo, con il Sassuolo fa gol Dybala, vincono. Non è che c'è da tante parti. La Roma è quello. Perché Mourinho non è più un allenatore. La Roma dipende da un top player che purtroppo per lui è di cristallo, ma qualcosa di più fragile. Ha scelto lui di andare a giocare alla Roma. È andato a scegliere a giocare alla Roma perché uno è un giocatore, era rotto e aveva scazzato il contratto con la Juventus. Perché lui, un giocatore come Dybala, se è integro, non ti tocca mai alla Roma. Non tocca mai alla Roma. Come Lukaku è andato alla Roma perché ha fatto un disastro, perché hanno fatto un disastro. Sono giocatori che non ci stanno, mamma mia, dare Dybala a Mourinho, una botta nelle palle, dalla all'allenatore a giocare. Speriamo Mourinho rimanga fino a fine stagione, non arrivi a conto, speriamo rimanga da qui all'eternità come lo vogliano loro. ragazzi, per un problema tecnico, per un problemino tecnico salutiamo il nostro baffo Fino che stacca un problemino al microfono e quindi non può più parlare. Ciao, Ale. Ci vediamo alla prossima, ciao Ale. Ciao. Allora, dopo Ranieri c'è capitano Biraghi, 6, ordinato in fase difensiva, non rischia molto la giocata in fase offensiva dove non salta mai il diretto avversario ma si limita alla gestione. 6, sì, va bene. Per me era un 5 e mezzo oggi. Sapete, sono fan di Biraghi, per me oggi era un 5 e mezzo. No, anche perché lo stesso voto di Ranieri non mi sembra giusto. Poi nel primo tempo anche lui male, nel secondo tempo un po' meglio, però non rischia mai. Non ha preso un cross oggi, ragazzi. Direi più
direi più 6,5 Ranieri e 6 Abiraghi, giusto? Sì, per mezzo voto di differenza, come si suol dire. Ecco. Mezzo voto di differenza, sì. E comunque il gol è anche colpa sua. Il gol è colpa di Ranieri. No, ragazzi, il gol è Caiodé che si tiene prima in gol. Lascia stare. L'ho perso. Vabbè, colpa di tutti. No, è vero, è lui si perde, che si perde Lukaku, Caiodé. Un rinoceronte contro un'asticella di Avona. Ma lì non è il discorso, non è la stazza, ragazzi, lì è che quell'altro proprio si scorda dietro di lui e lo tiene in gioco prima. Ma... No, l'errore è prima. E Biraghi qui non ha colpe. Biraghi gli fa proprio cenno. Vai di là con la palla. E Ranieri, pum, la tira diritta a cazzo di cane, si perde la palla e fanno l'azione. Se Ranieri gira la palla dall'altra parte, come l'ha detto Biraghi, situazione. Sì, però questo prima, sulla posizione... un secondo prima, poi c'è Biraghi, vabbè, Biraghi e Ranieri si sono fatti inciulare malissimo. Cioè, perché, vabbè, lì è Dybala e fa... Ragazzi, Dybala fa cross d'esterno, cioè, so... Sì, però sei d'accordo che è Caiodé che si scorda totalmente di Lukaku. Caiodé si scorda Lukaku, Ranieri e Biraghi si sono fatti prendere due piccioni. Un errore di reparto, dici. E poi Dybala, ragazzi, Dybala. Gliel'ha infilata in terra, in testa, d'esterno, mentre cadeva in terra. Cioè, che gli si può dire? Esatto. Però Biraghi prima, Biraghi gli fa, vai di là. È perché erano tutti chiusi e Ranieri voleva andare diritto e gliel'ha schiantata addosso a un altro. C'è poco da fare. Arriviamo ad Arthur, il nostro maestro d'orchestra, voto 7, appunto, direttore d'orchestra quasi perfetto. Dai suoi piedi passano praticamente tutte le azioni della Fiorentina. Sempre preciso, scelte giuste. Ripeto, date 20 milioni alla Juventus e riscattiamolo immediatamente. Anche 25 per stare tranquilli. Anche 25 per stare tranquilli. Questo io lo voglio. Probabilità che lo riscattino, secondo voi quante sono? Come? Le probabilità che lo riscattino. Spero alte. Ovo per me. Io infatti sarebbe da fare subito come para anche prima. Ma il problema è l'ingaggio. Milioni. Vabbè, ma lì uno poi fa dei discorsi. Tanto Arthur, se tu non arrivi a lungo, dove va? Quindi dai, te la dico. Se Allegri rimane alla Juve o no, ragazzi, perché con Allegri non gioca, ma se arriva un allenatore giochista alla Juventus, lui potrebbe rientrare nelle gerarchie allora. Vabbè, ma se la Juve quest'anno fa bene, Allegri non lo mandano via. Non lo so. Cosa sta facendo? No, Allegri non va via. Non penso vada via. Comunque, Arthur Duncan, come si dice, luce per gli occhi, veramente, veramente. Esatto. E anche il nostro professore Alfredino Duncan prende 7. Salva sul pasticcio di Terracciano sul calcio d'angolo. Questo gli vale mezzo. Voi che volevate Cristante. Mamma che giocatore mediocre. Questo gli vale mezzo voto in più perché ha salvato da un possibile 2-0 giallo-rosso. Duncan oggi sta trovando continuità e sta facendo vedere le sue qualità. Peccato che sia andato sempre a corrente alternata, ma ragazzi è fondamentale. Quest'anno molto costante per ora, Giacomo, però. Esatto, qualche live fa ho detto un nuovo acquisto Duncan, perché ve lo sareste immaginato voi? No, assolutamente no, sinceramente. Tanta roba, molto bene. Ora ci sarà anche, secondo me, una bella chiacchierata, perché Bonaventura, io concordo con il 5,5. Anch'io. Non mi è piaciuto molto. Anch'io. Sul finire del primo tempo ha sui piedi il gol del pareggio. Sceglie di non servire Nzola. C'era Nzola a sinistra solo e Honé con Dica che sta mandando in pressione. Ma tira debolmente. Bravo nel palleggio, serve più cattiveria nel rigore. Sfortunato sulla traversa. Veramente sfortunato, bel tiro. Ma lì veramente pieno. Non l'ho visto benissimo. Io sinceramente sono stato concordo con il cambio, ecco, sono sincero. Però no, cioè lì per me, lui ti può sempre mentare una giocata, Sottil ha fatto poco, secondo me. Vabbè, posso comunque... anche dire, stanno un 47 in porta. C'era bisogno di creare più densità in area di rigore. Kwame, che faceva entra-esci dall'area di rigore con le sue sponde di testa, poteva far comodo e qualcosa l'ha fatto. Ecco. Kwame fa meglio quest'anno. L'anno scorso lo avevamo rivalutato come esterno. Quest'anno fa molto meglio la punta mobile, che infastidisce le difese. Sono d'accordo. Esatto. Vabbè, infatti poi alla fine l'ha messo spunta.
che ruolo con cui è nato lui, poi era la seconda punta, era la seconda punta mobile, un po' puntero di movimento, ecco. Comunque sì, 5.5-6, devo dire. 5.5. Buonaventura si scagazza quella palla per Penzolà, che, e conoscendo Buonaventura, quella di solito la riesce anche a mettere e le vede ste giocate. Non esatto. Avete ragione. Non gliel'ha dato. Ihone, secondo me, il peggiore di tutta quanta la partita. Sì. 5, come al solito. Come al solito è lo stesso ritornello di sempre, tutto fumo e niente arrosto. Torna spesso indietro quando ha la palla tra i piedi, non rischia mai la giocata o la conclusione. Fine a se stesso. Io ripeto, su questo giocatore, esatto, anche lì l'azione dove Ihone in mezzo a tre si punta a voler andare avanti, c'era Buonaventura da solo. Deve passarla. A campo aperto, io lì esatto. ho tirato il calendario dell'avvento. Secondo me quello è anche il motivo per cui poi Buonaventura non gliela ripassa nell'azione dopo, è proprio per quello il motivo per cui Buonaventura va in tiro, perché volevo vendicare su Ihone, però è un pensiero mio, ragazzi. Comunque, dai, non abbiamo nemmeno 2 anni, non penso. Secondo me è un giocatore su cui bisogna fare un'attenta valutazione. Un giocatore scarso. E... io l'ho bella e fatta l'attenta valutazione, arrivederci, grazie. A me mi arrivo le scatole. Bravo Tommy, pure io, fuori dalle palle. Rispetto. Ma che rispetto, il rispetto dovrebbe averlo lui dopo 2 anni, va a fare una prestazione, esatto, fuori dalle palle. Oh, scusate, alt FranciCap95 che saluto, ringrazio e abbraccio. Hanno fatto vedere ora a Dazon che ci manca un rigore per fallo di mano di Mancini in area di rigore. Allora vedete che avevo ragione, non era quarta, era Mancini quando l'arbitro ci ha fischiato il fallo contro. Cioè, oh, allora non avevo visto male, ma mi fa che l'azione prima quella, mi sa che l'azione prima quella già, certo. Comunque, però approfondiremo per bene domani anche nel salotto di Passione Fiorentina tutti gli episodi. Infatti, Madonna, secondo me lo sai che me lo sono perso, cioè proprio non ci ho fatto caso. No, io il fallo di mano di quarta l'ho visto perché hanno fatto vedere l'azione prima, Frisci. Esatto, se è l'azione prima l'ho visto. Dove, per me la non era proprio mano, nel senso era un, non lo so, avevo visto qualcosa anch'io, però non sono nemmeno andato a rivederla ai VAR, quindi ho detto boh, magari ho visto male io, e nessuno ha protestato, tra l'altro, quindi magari non se ne sono accorti manco loro. Banchisoleo, ti chiedo scusa, ma switcho tra la chat e le pagelle, quindi mi ero perso il tuo commento. Quindi, allora, Cento Falcom ci dice però per pare fosse pallone inaspettato, quindi rigore no. Boh, ora questo l'ho detto. Vabbè, approfondiremo domani nel salotto di Passione Fiorentina, almeno abbiamo uno spunto su cui iniziare la live, parlando anche appunto della partita. Allora, arriviamo a Kwame. Primo tempo per me orrendo, nel secondo quest'anno è la punta centrale a 2, la fa meglio. 6.5, Caparbio spigliato, dà fastidio all'avversario con la sua velocità, fa il cross per il gol di quarta, determina il rosso di Lukaku. Il secondo tempo estremamente superiore al primo, è vero, comunque sia assist e rosso procurato, il 6.5 ci sta tutto. Sì. Sinceramente non concordo con il 5.5 a Mzola. Per me oggi ha giocato bene Mbala. Per me non dico 6.5, non dico 6.5 perché non ha segnato, ma il 6 ci sta tutto perché i movimenti della punta li ha fatti tutti. Leggiamolo. Mzola 5.5. Sbaglia incredibilmente l'occasione al minuto 16 quando da solo davanti a Rui Patricio cicca la palla del pareggio. Il resto della sua partita è positivo per giocate, sponde, presenza e riferimento. Autore anche di alcune buone giocate personali in cui salta bene il suo diretto marcatore. Proprio per questo io non me la sento e dagli 5.5 almeno gli do un 6. Non so voi che ne pensate. Sta migliorando. Ho detto una cosa, Jack. Ciao, Gallup. Ti siamo nel cuore. Jack, posso dire una cosa su Nzola? Quell'occasione nel primo tempo non era poi così facile da dire quello è un gol mangiato talmente, perché il pallone era lungo. Neanche comunque, secondo me. Esatto. La potevi fare, però ha ragione che era il tuo fratello Priscilla, diceva che non era una cosa così facile, che è un errore così giornale, capito?
No, diciamo che se pensiamo ai gol che si è mangiato Nzola, questo sicuramente non è tra i primi. Diciamo che si è mangiato dei gol molto più evidenti, che era molto più facile sbagliare che fare. Quindi questo non mi sembra un gol sbagliato che ti penalizza di mezzo punto. Anche perché il commento di Flavio è un commento, a parte appunto l'occasione al minuto 16, è un commento estremamente positivo. Quindi mi sa che Flavio ha sbagliato, perché lui lo osanna sempre. Io vedo crescita. Ragazzi, io l'ho visto bene oggi. Lo vedo sicuramente in crescita, ha ragione. Io oggi sono d'accordo con voi. Sono d'accordo con Jack, sei in mezzo no, perché comunque dice, non ha segnato. Forse sta entrando in forma. Esatto. Ti dice a Firenze. Oggi ragazzi ha preso tante palle anche di testa. Con la Roma, ragazzi, c'è quelli lì, cazzo. Ne ha prese tante. Sì. Poi mi ha dato fastidio veramente fisicamente. Llorente, Mancini e Ndicka. Sì, ma anche Cristante, comunque li stanno tutti addosso, ma ne ha prese tante. Con Rui Patricio, se era noi a parti invertite, quella palla, quel cazzo, gli rimaneva a 30 centimetri. Quella infilava o in porta o gli tornava sui piedi. Però lì doveva tirare una mina in porta, sì. la mezza di Sciarra. La sfiorava perché era un po' lunga. E poi, e poi se Bonaventura gliela dà, non lo so se la spara dentro, però... Se la dava a me è piaciuto, a me mi ha fatto cagare tutte le volte, oggi ecco. Mi è piaciuto. Oggi mi è piaciuto. Anche perché il gruppo dopo Nico... è Nico González 6, quindi bah. Nico 6, che per me c'è stato il colpo di testa, ma si vedeva che non era molto in forma il nostro 10 argentino. Vabbè, è entrato... 6... Sì... 5.5, 6, un po', oscilla un po', ecco. Sì. Sei meno, ma poi io metterei il contrario. A sufficienza, 6. 5.5 a Nico e 6 a Nzola, Prisci? Io farei così, per anche per una questione di tempistiche, anche per una questione di tempo, Nico è entrato molto tardi, quindi è difficile fare male, è difficile far bene, è difficile fare un po' tutto. Lui ha comunque quella palla, ci è mancato veramente poco, quindi non 4, non 5 assolutamente, però oggettivamente non è stato quello che ci ha svoltato la partita. No. Quindi comunque... Oggi... Ho finito. Ema? No. Allora, comunque è soggettivo. Mi ci ricazza a me, ma sapevate, mi ci ricazza a me. Pure a me, guarda, era da vincere oggi. Così per come si era messa. Comunque, era leggiamo Nico González prima di salutarsi. Pronti e via da due. Ragazzi, però una cosa, allora, anche a me girano le scatole tantissimo. Allora, intanto fatemi salutare Giorgio, che è stato con noi, tifoso Roma, con noi tutta la live, e non è la prima live che fa con noi, che ci dice: vabbè signori, è stato particolare ma bello, grazie comunque l'accoglienza, mi raccomando a Ferencvaros Fiorentina, non bisogna perderla, no, e qui ci tocchiamo, la Viola la può vincere quella coppa, e ci ritocchiamo, grazie Giorgio, ci vediamo alla prossima, ma vedrai che Giorgio tra un po' cambia squadra, te lo dico io. No, eccolo là, eccolo. Poi guardate, c'è, voglio dire, cioè, tra un po' lo vediamo in curva a saltare. Già due o tre live si fa con noi, Ma infatti, ma poi ha scritto dei bei commenti, sportività comunque, giusta. Leggiamo... Ma secondo me ci incontriamo presto in maratona, Giorgio. Henry Bati ci dice: Giorgio, vero cuore viola. Ma magari fossero tutti così, i tifosi della Roma. Però io e Jack siamo un pochino più attempatelli, no, vero è bello, Jack? È bello quando ci sono anche altri. Esatto. Dio, ce lo ricordiamo, una volta la rivalità c'era sempre tra fiorentini e romanisti, però c'era un rapporto molto migliore rispetto a quello degli ultimi anni. Cioè, io e te che siamo un po' più attempati come tifosi, no? La prossima partita io mi sono fatto anche una trasferta in mezzo ai tifosi della Roma, però, lasciato la Fiorentina, ma si parla di anni. Sì, sì, esatto. La prossima è con l'Hellas. Allora, Nico González, 6, pronti via le due occasioni di testa. Sulla prima, per poco, Rui Patricio fa il pasticcio, è vero. Sulla seconda, per poco, non ci arriva. Gestisce male la palla al minuto 90. Comunque sì, è entrato malino. Non c'è Sottil. Date un voto a Sottil. Ema, Prisci, Simo, Gabe e Tommy. Voto a Sottil, gli do 5.5. Senza valutazione. Impalpabile 5.5. Sì, anche io uguale. Ma io non gli do manco voto. Vabbè, se lo dai a mio...